Spirito Santo,
cui lo Spirito Santo, entrando in noi mediante la fede e il battesimo e i sacramenti, e se noi viviamo nella grazia di Dio, nell'amore di Dio, eliminando il peccato, lottando contro il peccato dentro di noi, allora veramente il culto nostro è un culto della vita, è il culto delle opere buone, ma insieme al culto spirituale, il culto dello Spirito Santo, dice Gesù, è necessario un culto in spirito e verità. Chi è la verità? La verità è Gesù. E la verità è il Vangelo. Noi che siamo in cerca della verità, e l'uomo non può non vivere nella tensione alla verità. Abbiamo trovato la verità, abbiamo incontrato l'amore, e che è Cristo, perché Cristo è il Logos, ma anche l'agape, è l'amore, è la vita. I filosofi antichi, ma anche moderni, cercano la verità. E la verità l'hanno cercata tante volte attraverso la ragione, o attraverso gli affetti, o attraverso le relazioni. Ognuno ha trovato la propria verità. Queste sono verità molto parziali. Invece la verità viene incontro a noi, si manifesta a noi, si rivela, non si vela. Noi non abbiamo bisogno di aspettare un altro Dio, che forse non verrà. Dio è venuto, non si vela la verità, ma si disvela, si manifesta a ciascuno di noi. È necessario però aprire il cuore nella preghiera e nell'ascolto. Ma allo stesso tempo vediamo che Gesù, in questo Vangelo, va in un luogo, la Samaria. È un luogo eterodosso, eretico, dove non c'erano delle persone pienamente credenti. I giudei dicevano che non erano pienamente credenti i samaritani, i samaritani dicevano che non erano pienamente credenti i giudei. Una lotta, una sorta di, tra virgolette, guerra di religione. Ma Gesù va oltre questi steccati che sono umani, questi steccati che sono frutto di ideologie, forse anche religiose. Gesù va oltre tutto questo e Gesù si china. Va incontra addirittura una peccatrice, una donna, una samaritana, ciò che nell'antichità era veramente la periferia esistenziale più grande. Gesù invece non ha paura di nulla, di niente, di nessuno. Perché? Perché il suo cuore è pieno di amore, il suo cuore è pieno di Dio. Lui vuole fare la volontà di Dio. Guarda questa donna come una creatura che vuole essere amata veramente con tutto il cuore, e guarda questa donna che deve incontrare il suo Dio, perché lei è in cerca di quest'acqua viva. E allora questo è l'invito per ciascuno di noi, a non avere paura di essere nel mondo, in un mondo difficile, un mondo dove addirittura la vita non è più un valore. Dal concepimento fino alla morte, non è più un valore, la persona non è più un valore, le relazioni sono falsate, anche la politica tante volte ci delude, e qualche volta anche, forse diciamolo senza vergogna, forse anche i membri della Chiesa. Ma questo non ci deve scandalizzare. Noi dobbiamo stare, dobbiamo essere presenti in questo nostro mondo e guardare a Gesù, amare il Signore con tutto il cuore, servirlo nella Chiesa che è santa e qualche volta anche peccatrice, però non nell'idea di Chiesa, non nella visione di Chiesa, non nei suoi mezzi, ma è santa sicuramente nella sua dottrina, è santa nei suoi sacramenti, però qualche volta magari non è santa nei suoi membri. Ma di questo non ci dobbiamo spaventare. Sapendo che questa è la nostra condizione esistenziale, noi siamo santi ma anche peccatori, e allora non ci dobbiamo scandalizzare né della nostra condizione, perché il Signore ha misericordia di noi se veramente ci mettiamo in cammino, né tantomeno dobbiamo avere paura di stare in questo nostro mondo e di accostarci al prossimo, perché attraverso la nostra vicinanza sicuramente il Signore opererà prodigi di grazia.